Allora, nella prima ora di oggi concludiamo l'esercizio che abbiamo iniziato insieme martedì sui casi d'uso del progetto di car sharing, il Tuber, e in particolare eravamo arrivati a disegnare i casi d'uso, il diagramma dei casi d'uso a livello summary, che comprendeva nel nostro progetto 4 casi, e per due di questi casi a livello summary abbiamo anche fatto il caso d'uso a livello user goal, per gestire le disponibilità in viaggio da parte del giocatore, del guidatore, e per gestire il proprio viaggio da parte del passeggero. Questo conclude la parte di indice, l'insieme dei casi d'uso che questo sistema deve offrire, che quindi copre la descrizione funzionale del sistema. Noi andiamo avanti ovviamente in esercizio, ma immaginiamoci sempre dove vanno a finire questi disegni. Questi disegni, questi schemi vanno a finire in un documento dei requisiti che servirà a stabilire l'accordo tra il committente del sistema informativo e il realizzatore del sistema informativo. Allora, questo è un modo molto diretto, visuale, di avere la vista d'insieme in poche pagine di tutto ciò che il sistema farà e di tutto ciò che il sistema non farà. Non è che poi vieni fuori dopo che avevi bisogno di un'altra cosa, perché se non è elencato qua non fa parte delle funzionalità del sistema. Come avevamo già notato la volta scorsa, ci saranno alcune funzionalità del sistema che non sono rappresentabili come casi d'uso per quelle che non coinvolgono gli utenti, ma per il resto abbiamo un quadro abbastanza generale di che cosa il sistema fa. Chiaro che serve un livello di dettaglio maggiore. Fare una richiesta di trasporto, cosa vuol dire? Come fa l'utente a fare una richiesta di trasporto? E allora, per far questo, scendiamo a un maggiore livello di dettaglio, descrivendo dal punto di vista narrativo il caso d'uso. Per far questo utilizziamo questo template fatto di una serie di voci che abbiamo visto insieme la volta scorsa, e proviamo ad applicarlo ad alcuni casi d'uso significativi di questo progetto. Allora, per comodità definiamo magari una, molto rapidamente, una tabella che poi andiamo a copiare, che abbia sempre gli stessi campi, quindi potete farlo anche voi, in cui ci siano use case, scope, quali sono i campi che ci interessano. Così siamo sicuri di non dimenticarli. Poi abbiamo la minimum guarantees, le garanzie di successo, gli eventuali trigger, lo scenario principale e infine le eventuali estensioni. Questa è una tabellina che io ho creato vuota, adesso andiamo a replicare per ogni caso d'uso che ci interessa costruire e poi riempiamo. Sapendo già che la maggior parte dei campi sono rapidi, potete scrivere due o tre parole, e quelli che invece richiederanno maggior lavoro ovviamente sono gli ultimi due, cioè la descrizione vera e propria dello scenario. Allora, una prima copia e partiamo magari dal caso d'uso che è attualmente aperto, già adesso, fare una richiesta di trasporto. Quindi, dobbiamo, a questo punto adesso sappiamo
che un caso d'uso significativo, quindi un obiettivo che l'utente si può dare nel, fare una nel usare il sistema, è quello a un certo momento di fare una richiesta di trasporto, sappiamo chi è l'utente, e l'utente passeggero, ricordiamoci sempre cosa vuol dire questa freccia, l'utente, come leggerla in italiano, l'utente di tipo passeggero, nel ruolo di passeggero, usa, interagisce con il sistema informativo per fare una richiesta di trasporto per un proprio viaggio. Adesso descriviamo come fa, come avviene questa interazione. Nel diagramma è chiaro la parte chi lo fa, è chiaro la parte l'obiettivo, però di mezzo, nella frase che ho appena detto, c'era interagisce col sistema informativo per. Ecco, adesso ci concentriamo su questo interagisce, vediamo come interagisce, quali sono i passaggi, le modalità di questa interazione. Interagire significa scambiare informazioni in questo contesto. Poi più avanti, diciamo così, nel capitolo successivo del corso, andremo a chiederci anche qualche cosa in più relativo a questa interazione, cioè le interfacce grafiche, ma come mappare questi scambi di informazioni su interfacce vere e proprie. Però per ora non ci preoccupiamo di dove mettere il bottone, di che colore farlo, ma ci preoccupiamo per ora, prima, ovviamente serve farlo prima, di quali sono le informazioni che è necessario scambiare. Una volta che so quali informazioni è necessario scambiare, le devo vestire in un'opportuna interfaccia grafica. Ma finora siamo a livello funzionale, quindi solamente ciò che viene fatto interessa. Allora, il caso d'uso si chiama fare una richiesta di trasporto, tale e quale. L'ambito, livello, intenzione nel contesto. Allora, l'ambito è qual è il sistema o sottosistema all'interno del quale questo caso d'uso viene attivato. Allora, noi stiamo parlando di un sistema unico che è il sistema informativo del nostro tuber. Ma in particolare questo caso d'uso funzionerà sul sottosistema dell'utente, sull'applicazione mobile del viaggiatore, no scusate, come si chiamava? Passeggero. Quindi applicazione mobile, passeggero. Quindi vado a filtrare, a identificare qual è la sotto insieme del sistema che dovrà implementare questo caso d'uso. Per sistemi semplici non c'è, questo ambito è semplicemente il sistema informativo, punto. Sistemi articolati come questo, dove un app da una parte, un app dall'altra, il sistema informativo centrale dall'altra ancora, gli ambiti sono diversi, no? Il livello di questo caso d'uso è user call. E da qua, e fino a qua, poi l'altra informazione che ci viene abbastanza gratis è quella sull'attore primario, cioè il passeggero. È lui che interagisce col sistema nel fare una richiesta di trasporto. E fin qua ci sono informazioni che ci vengono gratis, che ci collegano questa narrativa, questa descrizione di dettaglio con il diagramma. In strumenti di modellazione più ricchi che non ASTA sarebbe possibile direttamente da questo diagramma con un clic aprire un modulo di questo genere. Noi lo facciamo in modo artigianale, facendo attenzione che il nome sia lo stesso, perché non abbiamo, i tool che usiamo non hanno questa capacità di automazione. Allora, partiamo dall'intenzione. L'intenzione del contesto è in certo senso un po' l'espansione del nome del caso d'uso. Che cosa intende fare il guidatore nel momento in cui, qual è la sua intenzione, cosa vuole fare, cosa si è messo in testa di fare quando decide di attivare questo caso d'uso. Allora, il passeggero desidera fare un viaggio usando il sistema Tuber,
pertanto fa una richiesta specificando l'indirizzo di destinazione ed attendendo la conferma dal sistema che la richiesta è stata presa in carico. Non mi posso fermare qui nella prima metà. Qui mi chiedo qual è la mia intenzione, l'intenzione dell'attore principale, e cerco di immaginare quando l'attore può dirsi soddisfatto di questo caso d'uso e dire va bene, vado a fare altro perché questo l'ho finito. In questo caso non basta che lui faccia la richiesta, schiaccia il bottone richiedi, e nel momento in cui schiaccia il bottone richiedi un passaggio, richiedi un viaggio, è contento, va a fare altro. No, perché noi sappiamo che la richiesta può andare a buon fine o no, e quindi è necessario che qua spieghiamo, identifichiamo qual è l'evento, l'elemento che fa sì che l'utente consideri concluso il caso. La conclusione del caso non è l'avvenuta richiesta, ma è la ricezione di conferma. Lì si chiude. Quando ho la conferma, positiva o negativa, ho finito. Non prima. Quindi mettiamoci nei panni dell'utente, chiediamoci quando è che lui è contento, considera fatto quell'attività. Questo ci servirà anche per poter mettere la parola fine, no, allo scenario di successo. Lo scenario di successo si raggiunge quando all'ultimo passaggio, all'ultimo punto, si è raggiunta quella che era l'intenzione dell'utente. Desidera fare un viaggio usando il sistema Tuber, è il contesto. Qui parlo di intenzione nel contesto. Il contesto qual è? Vuole fare un viaggio. L'intenzione è quella di prenotarlo e aspettare la risposta. È ovvio che il sistema informativo, finora abbiamo sempre detto, guarda che dobbiamo solo modellare solo ed esclusivamente ciò che il sistema informativo conosce. Il sistema informativo non ha nessuna conoscenza del fatto che il passeggero desidera fare un viaggio, no? Non legge il pensiero il sistema informativo. Infatti questa parte qua però ha senso metterla, perché poi ci chiede di parlare anche del contesto in cui nasce il bisogno, il desiderio, l'intenzione dell'attore. Ci permette di capire meglio perché. Ok, adesso a questo punto quali sono gli interessi degli stakeholder? Quindi in questo campo dobbiamo elencare chi sono gli stakeholder relativi a questo caso d'uso e perché sono stakeholder, cioè a che titolo sono interessati al buon esito di questo caso d'uso. Allora, il primo stakeholder, in questo caso sicuramente il passeggero. Il cui interesse è effettuare il viaggio. Meglio ancora, arrivare a destinazione. Perché il viaggio magari non è che sia il suo interesse fare il viaggio, il suo interesse è arrivare dove deve arrivare. Poi per carità, è una piccola distinzione. Poi il guidatore, un qualche guidatore può avere un interesse, che è quello di svolgere il proprio lavoro, lavorare, guadagnare, scriviamolo come vogliamo. Il fatto che ci siano utenti che arrivino a termine di questi casi d'uso significa che sono opportunità lavorative per l'insieme dei guidatori. E poi volendo, anche se quasi scontato, c'è la società Tuber che ci guadagna. Il fatto che l'universo
il sistema informativo, la società, l'azienda, no? L'elemento organizzativo più grande di cui stiamo parlando, sia stakeholder, è quasi scontato. Verrebbe da dire scontato, nel senso che è ovvio che, visto che è Uber che paga, non farà fare al sistema, non pagherà affinché il sistema informativo faccia cose che a Uber non interessano. No, sono io che decido cosa metterci dentro, sono io che pago, è ovvio che tutte le cose che ti faccio mettere dentro, poiché mi costano, lo faccio perché mi conviene, perché mi interessa. Questo è abbastanza vero, non è vero al 100%, perché a volte io ci posso mettere dentro il sistema delle funzionalità che magari non mi danno un interesse diretto, immediato, ma che servono a catalizzare gli utenti, ad esempio, no? Fare in modo che ne so, i vari, che ne so, qui non ne abbiamo parlato, ma gli autisti possono, i guidatori possono magari parlare tra di loro, scambiarsi messaggi o altre cose. A me interessa? No, che guadagno ne ho, anzi ho un rischio, perché poi se si parlano tra di loro magari capiscono che, o si coalizzano in modo diverso. Però magari è una funzionalità che decido di mettere dentro semplicemente per rendere, per soddisfare meglio altri stakeholder che non sono io, e quindi ne avrò magari un ritorno più ampio di immagine, di customer retention, di altre cose che non sono direttamente l'esecuzione di questo carrello. Quindi qua, dicevamo, non possiamo lasciare quasi sottinteso il fatto che l'azienda abbia un interesse in ciascuno dei casi d'uso, perché è normale, anche se appunto ci possono essere eccezioni in cui l'interesse principale, ma magari l'interesse diretto sarebbe non averlo quel caso d'uso, perché magari mi crea problemi o mi crea solo dei costi, ma decido comunque di farlo per altre ragioni. Ok, precondizioni, garanzie minime e garanzie di successo. Allora, quali sono le precondizioni affinché possa chi? Il passeggero fare una richiesta di trasporto? Allora, noi ci eravamo già detti la volta scorsa che ci sono praticamente sempre due precondizioni che lasciamo sottintese. Io adesso le scrivo, così ci ricordiamo di lasciarle sottintese. La prima è: il passeggero è registrato nel sistema ed ha fatto il login l'app. Questo c'è no dov'è oh. Ma lo cancello, cioè il fatto che l'attore principale sia conosciuto e riconosciuto dal sistema è scontato che debba essere così, quindi per risparmiare tempo e spazio lo lasciamo sottinteso. Quindi immaginate, anche se non dovete scriverlo, io l'ho cancellato, immaginiamo che in ogni caso d'uso nasca già con quella scritta lì: l'attore principale è registrato e riconosciuto dal sistema, perché tanto ci deve essere, altrimenti non potremo distinguerlo rispetto a, non so, un utente anonimo qualsiasi. Altre precondizioni, che anche qua lasciamo sottinteso, sono tutte quelle che derivano dalla descrizione di processo. Ci sono, andiamo a vedere il modello di processo che abbiamo fatto, che era, torniamo indietro, trasporto. In questo caso l'azione di fare una richiesta di trasporto è la prima azione dell'activity diagram, quindi non ha nessuna dipendenza, nessun vincolo per partire.
Quindi in questo caso il processo, cioè la conoscenza del processo, non mi mette nessun vincolo aggiuntivo. Ma se davanti a questo ci fosse un'altra azione, ci fosse un'attesa, un nodo di attesa, una clessidra, ci fosse un nodo di ricezione di un segnale, tutte condizioni che mi dicono guarda che non puoi fare questo se non è arrivato quell'ora, se non è arrivato quel messaggio, se non hai compiuto questa azione prima, se non qualcun altro ha compiuto questa azione prima, se c'è qualcosa prima, ovviamente non posso partire. E quindi ciò che avviene nel processo prima dell'azione che mi interessa è una precondizione. La conclusione dell'azione precedente è una precondizione per l'avvio dell'azione successiva. Questa è la vita del token. Se il caso 1 parla della stessa cosa, deve avere la stessa condizione. In questo caso non c'è, non ci sarebbe comunque. Più avanti, ad esempio, questo accetta o rifiuta, questo caso d'uso, lui non può, l'autista, il guidatore, non può accettare se non ha ricevuto una richiesta. E la sua volta non può ricevere una richiesta se non c'è un passeggero potenziale che l'ha fatta, e così via. Quindi queste condizioni, anche queste, vi dico in questo caso specifico non c'è nessuna, ma le lasciamo sottintese, non abbiamo bisogno di scrivere, sono già espresse nel diagramma di processo, per brevità. Poi se le volete scrivere va bene lo stesso, tanto stiamo ribadendo cose che si sono già scritte. Poi ci sono le precondizioni, oltre a queste due, quindi le condizioni per cui il token raggiunge l'azione di che sto descrivendo e le condizioni di login ci sono sempre. Altre, quindi abbiamo altre. Ci sono altre condizioni che senza le quali il passeggero non può fare una richiesta di trasporto? Che abbia caricato l'app e invece dal fatto che ci abbia fatto il login dentro. A me ne viene in mente una. Il sistema deve sapere dov'è l'utente. Quindi se lui c'è il GPS spento, non può fare la richiesta di trasporto. Cioè ha l'app aperta, ma il bottone prenota il viaggio non lo può premere finché l'applicazione non sa lui dove si trova. Giusto? Non mi sembra che avessimo detto così, o meglio, magari abbiamo detto tante cose, questo ha tratto tante ipotesi, ma questo processo fai una richiesta dove l'avevamo scritto, non l'avevamo scritto. Ha detto passeggero ha una sua posizione, richiesta di trasporto, posizione di partenza, coordinate. C'è la doppia posizione, la posizione del passeggero e la posizione di partenza, che possono essere diverse. Allora, in questo caso dovremo agire qua. Allora, la discussione, se non so se tutti dal fondo sentivano, era io ho provato a dire una precondizione per poter fare questo caso d'uso è che il GPS sia acceso, cioè che l'applicazione possa conoscere la posizione del passeggero perché quella sarà la posizione di partenza del viaggio. Poi qualcuno qua che deve avere la memoria migliore della mia mi dice ma guarda che avevi detto che il modello concettuale lo supporta, che io potevo anche fare una richiesta indicando una posizione di partenza diversa da quella attuale. Allora sono due casi di uso diversi. No? Vedilo dal punto di vista dell'utente. Voglio fare una richiesta di un viaggio partendo da qui, voglio usare un verbo anche leggermente diverso, prenotare un viaggio da un posto diverso.
Poi magari questi due casi d'uso avranno molti passaggi in comune, e se vogliamo possiamo usare l'include per richiamarli, ma l'intenzione di partenza è diversa. Allora, è giusto puntualizzare questa cosa. Noi stiamo sviluppando la richiesta di trasporto dalla posizione corrente. Facciamo l'ovale, che è più bello da vedere. Poi possiamo decidere o no che questo sistema informativo abbia anche un caso d'uso diverso, cioè fare una richiesta di trasporto da una posizione diversa da quella corrente. Ovviamente le precondizioni saranno diverse. Mi piace questo esempio perché mi permette di vedere che il modello concettuale supporta entrambe le possibilità. Per quello che il modello concettuale è la parte più difficile e più importante del sistema informativo, perché è quello sul quale io poi posso costruire le mie funzioni di business diverse, le mie funzionalità diverse, e posso decidere questa funzionalità la voglio oppure non la voglio, perché sotto un'informazione modellata bene in modo robusto che mi supporta diversi modi di funzionare. Negli anni ciò che vedete nei sistemi informativi è che il modello concettuale tendenzialmente resiste e le funzionalità cambiano, perché cambiano le esigenze, vuoi cose nuove, eccetera. Ma il modello concettuale, i dati vivono più a lungo delle procedure, è un detto così che si è nel nostro settore. Quindi possiamo decidere a parte se questa funzionalità di prenotazione del passaggio la integriamo in questa versione, nella prossima, oppure no, ma lo decidiamo indipendentemente. Quindi possiamo indicarla, fare una richiesta, una prenotazione, chiamiamola così, per un trasporto da una posizione diversa. Diversa o no, per una posizione qualsiasi. Arbitraria. Diversa no, perché magari è uguale, quindi non è detto che debba essere diversa. E questo qua, per ricordarmelo, aggiungo uno stereotipo, chiamiamola future. Ci ho messo una nota di tipo, guarda, per non dimenticarmelo, me lo scrivo, ma so che adesso non lo implemento. Quindi questo caso d'uso sarà accessibile in futuro. Quindi mi sono inventato così gli stereotipi, sono semplicemente nomi a cui diamo significato noi. Mi sono inventato che questa relazione, il passeggero, questa relazione normale del passeggero ha accesso a questo caso d'uso, l'altra relazione è la di cui il passeggero nel futuro avrà accesso a questo caso d'uso. Così mantengo l'informazione, ma nello stesso tempo registro anche la scelta. Ok, allora siamo in questa, aggiorno il titolo. Ed è così progettare, cioè man mano che vai avanti ti accorgi che ciò che davi per scontato prima non lo è più. E quattro occhi e due teste sono meglio che due occhi e una testa in questo lavoro. Per riuscire a esplicitare ciò che ti sembrava scontato ma poi in realtà non lo era. E si va avanti in modo incrementale. Man mano che vado avanti mi accorgo che devo tornare indietro e fissare dei dettagli in più. Ok, allora nel caso specifico una precondizione che a questo punto mi sento di difendere è diciamo che l'utente deve avere il GPS attivo. Poi magari togliamo sta roba qua.
se no non gli faccio proprio schiacciare il bottone. Quindi non è che lui fa una richiesta, poi a metà della richiesta dice non posso perché il GPS è spento. Sarebbe un sistema fatto male. Quello che ti lascia partire, ti chiede dei dati, delle informazioni e poi dopo ti dice no, non puoi. E non puoi perché io già lo sapevo 10 minuti fa che non potevi farlo, ma ti ho fatto andare avanti lo stesso perché sono sadico o mal progettato, probabilmente. Ok? Quindi io devo fare in modo, queste sono indicazioni da solo, il sistema informativo non le fa, non fa nulla. Queste sono indicazioni per chi programmerà il sistema informativo che dicono guarda, aggiungi un controllo sul GPS, altrimenti non fagli fare questa funzione. E qualcuno deve scrivere il codice che faccia questo controllo. Ma qui è prescritto, è specificato che ci debba essere questo controllo. Dobbiamo fare altri controlli che impediscano l'attivazione della funzione prima che questa parta. Forse no. Sì, dimmi. Ho fatto delle domande di soldi sulla carta di credito. Ah, questo è interessante. Il fatto che lui debba avere dei soldi, debba avere del credito sulla carta di credito. Ma allora, se si tratta, lì, qui bisognerebbe andare a leggere i contratti di servizio con le carte di credito. Se io torniamo indietro di qualche anno, non so se voi avete mai usato una carta di credito con la carta, cioè anziché adesso cosa succede? Infila la carta di credito nel POS e in tempo reale loro verificano se è abilitata, se non è scaduta, eccetera eccetera, no? Però prima di questo c'erano le macchinette che strisciavano la carta di credito, no? Di fatto lasciando, probabilmente non l'avete mai viste, perché i numeri sulla carta di credito sono in rilievo, mentre sul bancomat no. Perché c'era questa macchinetta per cui appoggiavano la carta di credito in una scanalatura, mettevano due fogli di carta, tipo carta carbone, quella che lascia il segno, sopra, e con una cosa praticamente che muovendosi premeva verso il basso, lasciamo l'impronta delle cifre della carta di credito su questa carta copiativa e poi si compilava le cose a mano e tu firmavi sotto. Allora, in quel momento, in quel caso, no, non c'era nessun modo per verificare che il credito fosse attivo, che quella carta di credito non avessi rubata un attimo fa o non avessi bloccata. Però si usavano, perché di solito c'è un meccanismo sul piano legale di assicurazione reciproca. No? Per cui in qualche modo il venditore è assicurato del fatto che l'incasso gli venga pagato e poi eventualmente se la carta di credito non è a posto sarà l'azienda della carta di credito che cerca di rivalersi sul titolare, o cose di questo genere, su meccanismi di questo genere. Non è allora, non sono espertissimo di carte di credito, ma non mi sembra che sia possibile per un esercente verificare se tu hai una disponibilità sulla carta di credito o no. Perché tu magari hai zero come disponibilità, ma hai una linea di credito aperta per cui vai e paghi gli interessi. Sono più complicate queste cose. Quello che fanno a volte, non so, vai a prenotare una macchina, no? Allora ti bloccano una certa disponibilità, prenotano una certa disponibilità che poi lasciano scadere, e allora in quel caso avviene, ma non puoi verificarlo a priori. Allora, la domanda che mi farei a questo punto è possibile barra semplice in tempo reale per il sistema informativo sapere se in quel momento tu hai disponibilità o no sulla carta di credito? Secondo me non è così semplice. Lo sarebbe se tu avessi un credito prepagato su Tuber.
se hai credito prepagato io so quale credito hai, quindi o lo ricarichi o se no non ti lascio chiamare. No, molti servizi funzionano così, pensavo l'altro giorno ho dato Skype può fare chiamate a pagamento ma con credito prepagato, poi lo paghi con la carta di credito. Però la verifica del fatto che tu sia solvibile la fai nel momento in cui ricarichi il conto interno. Se invece fai il pagamento, lo verifichi dopo. Quindi questo richiederebbe un approfondimento col fornitore di servizi di carte di credito. Lo possiamo indicare magari con una nota che dice, se possibile, verificare, o meglio facciamo così, tra parentesi, se possibile, l'utente deve avere credito disponibile. Io qua scrivo credito disponibile e non credito disponibile sulla carta di credito, perché magari il Tuber 2.0 avrà anche la carta prepagata, avrà gli sconti Groupon, avrà chissà che cosa. A me è importante che lui sia solvibile in una delle modalità che saranno previste dal sistema. Ok, allora, questo utente non è in rosso, non è povero in canna, ha il GPS acceso e finalmente vuole fare questo viaggio. Che cosa gli garantiamo? Allora, partiamo, è più facile partire dalle garanzie di successo. Se il caso d'uso nel suo complesso avrà successo, che garanzia gli diamo? Gli diamo che ci sarà un guidatore che sta andando verso di lui. Questo proviamo un modo di scriverlo. Ma vuol dire che lui sa che qualcuno sta arrivando a prenderlo. Poi magari ci metterà un certo tempo questo guidatore a raggiungerlo, ma il caso d'uso nel frattempo è concluso. Il caso d'uso abbiamo detto che si concludeva con la conferma dal sistema che la richiesta è stata presa in carico per davvero, cioè che ci sia qualcuno che veramente sta arrivando. Quindi nel caso di successo la richiesta viene confermata, è confermata e un guidatore si sta recando dall'utente. In realtà sono la stessa cosa, cioè dal punto di vista del sistema informativo l'unica cosa che il sistema informativo sa è che il guidatore ha accettato la richiesta. Infatti accettare la richiesta dovrebbe avere come conseguenza che lui si mette in marcia. Garanzie minime? La garanzia minima è ciò che succede, ciò che siamo in grado di dire, se il caso d'uso non arriva a buon fine. Perché ci sono degli errori, perché si disconnette, si pianta il sistema, oppure per motivi più normali non c'è nessun guidatore disponibile, o sono tutti occupati. Abbiamo qualcosa che possiamo dire? Io una cosa che potrei dire è mettere un limite superiore al tempo di attesa. Cioè, anche se non viene nessuno, perlomeno te lo dico. Non ti lascio nel limbo in cui ho fatto la richiesta e non so se è stata accettata o no. Questo come minimo te lo devo.
di darti una risposta. Nel processo non c'è, se mettiamo questo dobbiamo andare a vedere anche il processo. L'avevo pensata, ma forse, non lo so, forse in alcune versioni. Forse non qui, come si fa a andare? Trasporto. No, questo ciclo poteva andare avanti all'infinito. Trovo successivo, non trovato. Rifiuta, se tutti rifiutano vado avanti fino a quando non li provo tutti. È vero che dopo che li ho provati tutti sono sicuro di darla con calma prima o poi. Ma questo qui quando è che passo dal non trovato? Dopo che ho provato tutti i guidatori, non ce ne sono più, ho chiesto a tutti, nessuno mi ha risposto. Se fossero 27.000, prima di aver esaurito la lista, passano magari 6 giorni. Allora, eventualmente possiamo modificare questa condizione dicendo non trovato oppure superato il tempo massimo. Allora, in quel caso non vado, mi sembra comunque un buon modo, dico, se ne provo un certo numero, poi dopo che sono passati 3 minuti smetto di chiedere, se poi l'utente vuole farà una nuova richiesta. Quindi hai quindi provo un viaggiatore, se non ci sono oppure comunque ho superato il tempo massimo rifiuto, smetto di chiedere. Se invece non ho superato il tempo massimo, ci sono ancora viaggiatori, mando un segnale al prossimo viaggiatore, aspetto che risponda, cioè quando lui riceverà il segnale risponderà e sulla base della sua risposta mando l'accettazione oppure riprovo il prossimo, torno su a ritrovare il prossimo. Quindi garanzia minima è che il passeggero riceve una risposta, conferma o rifiuto, entro un tempo massimo. Qual è il valore di questo tempo massimo? No, potremmo dargli anche un nome, T max richiesta. Qual è il valore di questo tempo massimo? Sarà, non lo scrivo qua, lo dovrò scrivere nei requisiti non funzionali. I requisiti di servizio che vi dicono qual è il tempo garantito dal sistema. Io dal punto di vista funzionale ti do questa garanzia che, dato questo parametro di tempo massimo, il sistema ti deve rispondere. In questo caso duro ti risponde. Poi se questo tempo massimo è un minuto, 3, 5, 20 minuti, scusatemi, non lo scrivo qua, così come non ho scritto nel processo. È una qualità, un requisito qualitativo. I requisiti minimi sono un sottoinsieme dei requisiti di successo, quindi anche nel caso di successo certo che ti risponde entro il tempo massimo e in più ti arriva anche il guidatore. Quindi non è caso di ripetere un requisito minimo all'interno dei requisiti di successo, delle squadre, quindi delle garanzie di successo. Ok, trigger sono eventuali eventi esterni che causano l'inizio e l'attivazione del caso d'uso. In questo caso il caso d'uso inizia semplicemente per azione esplicita e volontaria dell'utente, quindi non c'è nessun trigger. Ok, adesso arriviamo allo scenario. Scenario di successo principale è quello in cui tutto va bene. Elenchiamo i vari passaggi, numerandoli 1, 2, 3, 4, 5.
il primo passaggio normalmente è dell'utente, nel caso in cui non ci sia un trigger esterno. Nel caso in cui invece ci sia un trigger esterno, il primo passaggio è del sistema, perché è lui che lancia, no? Il primo passaggio. Quindi in questo caso l'utente, cioè il passeggero, cosa fa? Il passeggero è già loggato nel sistema. Cosa gli facciamo fare? Inserisce oppure richiede, deve fare due cose questo qui, ci sto ragionando insieme a voi. Devi dirmi in che indirizzo vuole arrivare, qual è la sua destinazione, e devi dirmi che vuole andare. Quindi io mi posso immaginare un'unica videata in cui ci sia l'indirizzo da inserire e poi un bottone prenota, diretto, proprio un passaggio solo, oppure una cosa più articolata in cui attivo la funzionalità prenota e dopo mi chiede inserisci l'indirizzo o sceglilo su una mappa. Quale volete? La prima? Più facile, c'è un passaggio in meno. Quindi il passeggero inserisce l'indirizzo di destinazione nell'app. Ho messo tra parentesi perché è ovvio, ma già che. E richiede il viaggio. Fatemi dire specifica l'indirizzo di destinazione. Specifica. Io cerco qua di evitare di usare dei verbi che siano troppo legati all'interfaccia. Non dico preme il bottone per richiedere il viaggio, preme il bottone conferma. Non dico inserisci l'indirizzo, digita l'indirizzo, lo seleziona sulla mappa. Lo specifica. Come lo specifica? Ce ne preoccupiamo quando disegneremo l'interfaccia utente. Qui stiamo decidendo quali sono le informazioni che il passeggero passa al sistema. Queste informazioni sono l'indirizzo di destinazione e la volontà di andarci. Come fa a specificare l'indirizzo? Ci sono tanti modi. Non mi interessa. Alla fine l'importante è che ci sia quell'indirizzo. Adesso l'indirizzo è già una cosa complicata. No, pensate a una data. Inserisci la data del compleanno. La puoi inserire scrivendola, la puoi inserire cliccandola su un calendario, la puoi inserire facendo scorrere giorno, mese, anno. Le modalità grafiche, operative, a livello di interfaccia sono le più diverse, ma alla fine il dato è quello. Quindi cerchiamo di concentrarci qua solamente sui dati, lasciamo la fase successiva, che sarà quella dei mockup dell'interfaccia, immaginare il modo migliore di fornire quell'informazione. Ci torneremo quando faremo i mockup, ma è importante per noi capire se lui deve inserire. La vera differenza è il fatto che lui debba inserire, quale dato deve inserire ovviamente, ma se il dato che deve inserire sia un dato libero oppure vincolato a un insieme di valori possibili. Perché se è vincolato a un insieme di valori possibili, il sistema deve calcolare e fornirgli l'elenco dei valori. Se invece in questo caso è una cosa libera, lo può indicare qualunque testo, sperando che sia giusto, allora è un inserimento libero. Vedremo che poi dal punto di vista dell'interfaccia grafica cambia totalmente, no? Sapere se è un dato libero o un dato vincolato. Ok, a questo punto cosa fa il sistema?
fa partire la richiesta, gli dice attendi perché sto cercando i guidatori, il sistema mostra un messaggio di attesa. Dopodiché, se va bene, il sistema conferma la presa in carico del servizio. Questo è un caso un po' particolare perché ho due azioni del sistema senza nessuna azione dell'utente in mezzo, perché l'utente in quel momento non può far nulla. Solo che se io non avessi il punto 2, premo il bottone e dico ma l'ha preso o non l'ha preso? Devo fornire un qualche feedback, ma non posso subito fornire il feedback sì, no, preso in carico o rifiutato, perché non lo so, è del processo in parallelo di interrogare il guidatore. Quindi nel frattempo il sistema si mette in uno stato di stand-by che dice all'utente, senti, dammi un attimo di pazienza. Può anche fare delle cose carine, tipo ho chiesto 1, 2, 3, 4, 5 col numero che cambia di guidatore, insomma. Tanto per farmi passare il tempo in attesa della risposta vera, che poi compare in automatico senza che io debba ogni volta fare aggiorna per sapere se la, la richiesta è stata presa in carico. Quindi la regola normale è che le interazioni sono un utente, uno sistema, un utente, uno sistema, ma ovviamente ci sono delle eccezioni. Era questo che volevi chiedere? Sì. Ecco, è vero che questo è uno scenario di successo, ma a me sembra che manchi un passo. Lo dico in altre parole, quando mai abbiamo inserito l'indirizzo giusto al primo colpo? Cioè, capite cosa stiamo facendo? Sto mettendo un indirizzo Corso Vittorio 47 e poi faccio prenota. A quel punto parte la richiesta e dopo un po' mi dice è in arrivo un guidatore per portarsi in Corso Vittorio 48 a Roma, pagherai 280 euro, no, di più, perché magari l'indirizzo, cioè, che ho scritto non è perfetto, non è completo, o il sistema ha capito una cosa diversa, o il numero civico, vi è capitato, no? Cercare un indirizzo sulla mappa e non era quello che volevate, allora dovete specificarlo meglio, o avete scritto una cosa sbagliata. Che Pio IX avete scritto Pio XI, per scambiare la I con la X, a Roma c'è tutto il quartiere, tutti i papi, tutte le vie si chiamano nello stesso modo, cambia solo il numerino, c'è da impazzire. Allora, io ci vedrei bene, tra il passo 1, visto che abbiamo voluto semplificare la vita per dire inserisci l'indirizzo e schiaccia il bottone parti, ma poi una conferma, prima che questo diventi operativo, mi piacerebbe averlo, prima che effettivamente il sistema cominci a interrogare il guidatore. Mi sembra necessario. Se no poi arriva il tizio e vuole essere pagato anche se tu avevi inserito un indirizzo diverso. Allora io ci vedrei qua, facciamo sempre il caso normale. Il caso normale è quello in cui il sistema mostra l'indirizzo di destinazione compreso, che ha compreso, e un'altra cosa è il costo stimato del viaggio. A questo punto tranquillamente il passeggero conferma. Quindi inserisco l'indirizzo, il sistema lo analizza e mi dice allora vuoi andare qui davvero? Costerebbe tot? Sì.
e a quel punto possono partire gli ordini guidatori. Su un dato inserito dall'utente che potrebbe essere impreciso, vorrei sempre avere un livello di conferma. Se no, quando andate su Amazon e ordinate un tostapane, vi arriva l'enciclopedia dei tostapani nella storia dal 1800 a oggi, anziché il tostapane vero, perché il motore di ricerca interno ha capito così. Ok, questo mi sembra il percorso senza errori minimo. Estensioni. Allora, estensioni sono, rispondono alla domanda punto per punto che cosa sarebbe potuto succedere altrimenti. Normalmente il primo punto non ha mai eccezioni, perché è il punto che fa partire il caso d'uso. Se non fosse il punto 1 sarebbe un altro caso d'uso. Se l'utente non richiede il trasporto, non è questo caso d'uso, qui sarà un altro. La prima cosa che può succedere è che l'utente inserisce un indirizzo sbagliato. Via, no? Caratteri a caso. È il primo errore che dobbiamo gestire. Dove lo gestiamo? Attenzione, non scrivo 1A, il passeggero inserisce l'indirizzo sbagliato. Perché il passaggio 1, le sue eventuali alternative, sono l'utente fornisce le informazioni al sistema. Che queste informazioni siano giuste o sbagliate, lo elabora il sistema quando ha ricevute queste informazioni. Quindi il fatto che l'utente abbia inserito l'indirizzo sbagliato lo indico nel punto 2A, in cui ti faccio vedere qual è la reazione del sistema quando il sistema ha ricevuto un indirizzo sbagliato. E il fatto che l'indirizzo sia giusto o sbagliato è una proprietà dell'indirizzo, non è una proprietà dell'interazione. L'interazione è: io ti do un indirizzo e tu mi dici non va bene. Ok. Poi sto catturando l'interazione. Quindi normalmente il sistema, punto 2, mi risponde dicendo questo è l'indirizzo che ho riconosciuto e il prezzo. Se proprio non riconosce nessun indirizzo, non è neanche in grado di calcolare il prezzo, quindi ti dice senti, riprova. Allora il sistema indica che l'indirizzo non è stato riconosciuto e torna al punto 1. Sistema, anziché fare 2, mostra il costo del viaggio eccetera, mostra il messaggio di errore, e a quel punto la prossima interazione che mi devo aspettare dall'utente è che lui inserisca di nuovo l'indirizzo. Quindi il sistema ha solo un dato in mano, un indirizzo. Lo riconosce o non lo riconosce? Se lo riconosce, caso normale, punto 2, ti dice quanto è distante e quanto costa. Non lo riconosce, ti obbliga a inserirlo di nuovo. Poi può darsi che nel punto 2, lo vediamo un secondo, che l'indirizzo che lui ha mostrato non sia quello che io avevo in mente, ma è un altro passaggio. Quindi sulla base di questo solo dato, dato l'indirizzo, il sistema può fare queste due cose. Quindi, alternativa al 2, io ci vedo solo questa 2A, che tanto si chiude in fretta perché torna al punto 1, quindi non devo elencare i sottopunti in cui articolare. Punto 3, il passeggero conferma.
Allora, punto 3, il passeggero cosa ha ricevuto? Beh, ha ricevuto le informazioni che il sistema gli ha dato al punto 2. Quindi ha davanti a sé l'informazione dell'indirizzo che il sistema ha compreso e del posto. Nel caso normale conferma, nel caso alternativo il passeggero non conferma. Nel senso che o proprio cambia idea o, cambia, o vuole cambiare indirizzo. Quindi nel caso 3A il passeggero non conferma la destinazione e torna al punto 1. Quindi davanti a sé il passeggero avrà due bottoni, conferma, non confermare, o sì e no, oppure verde e rosso, ci pensiamo quando facciamo l'interfaccia grafica, ma ha la possibilità di esprimere queste due opzioni, opzione 3 confermo, opzione 3A non confermo. Se lui sceglie non confermo, il sistema lo riporta al punto 1. Gli dà la possibilità di inserire un indirizzo nuovo o di correggere quello esistente. Può anche darsi che invece l'indirizzo fosse giusto, ma il prezzo è troppo alto. O nel frattempo passava di lì il suo amico, l'ha fermato e gli dà lui un passaggio. Allora può decidere di annullare l'operazione. Quindi può anche darsi che al 3B il passeggero decide di annullare, non decide, scusate, annulla l'operazione. Il fatto che lui lo decida non è pertinente all'interazione col sistema. Lui, la sua interazione col sistema è dire annulla. Fine con fallimento. In questo caso, il caso di studio, il caso d'uso termina senza successo. Lo può fare in vari modi, magari chiude l'applicazione. Altra alternativa al punto 3, lui conferma, dice no e voglio cambiare indirizzo, oppure annulla tutto, non mi vengono in mente altri. Se non ci sono altre alternative al punto 3, passiamo al punto 4, in cui il sistema conferma che sta cercando un guidatore. Ci sono alternative al punto 4? Cioè, quando io adesso ho confermato l'utente, il passeggero ha confermato l'indirizzo e il prezzo proposto, il sistema può fare altro, qualcosa di diverso rispetto a dire all'utente sto cercando un guidatore? No. E quindi punto 4 non ha alternative. Prima o poi questo punto 4 si concluderà e in ogni caso abbiamo aggiunto la specifica del processo che si concluderà entro un certo tempo massimo, e si passa al punto 5, quello normale, quello in cui si conferma, e l'alternativa ovviamente 5A è quella in cui invece il sistema rifiuta il servizio. Fine con fallimento. Non posso far altro. Posso ricominciare a fare una richiesta nuova, per carità, ma questa qui è andata. Ho dimenticato qualcosa secondo voi? O abbiamo tutto?
Vedete che nelle estensioni vado a valutare tutte le possibilità e di ciascuna cerco di capire se questa anomalia, questa alternativa è recuperabile in qualche modo, quindi mi riconduco al caso di successo perché è l'unico in cui arrivo veramente a successo, oppure se devo abbandonare e decreto la fine del processo. Ok, questo conclude il caso d'uso, la descrizione narrativa del caso d'uso richieste di trasporto alla posizione corrente. Vorrei almeno iniziare, anche perché è più breve, ma è sufficientemente diverso che valga la pena di farlo, leggere anche questo. Del guidatore accettare o rifiutare proposte di viaggio. Ho scelto i due un po' più strani. Questo è breve, eh? Quindi magari riusciamo anche a infilarlo prima dell'intervallo. Non gemete di dolore. Allora. Ci vediamo che invece è più complicato del previsto. Allora, mettiamo una pagina nuova qua. Una pagina nuova. Allora, qui andiamo più veloce. Accettare o rifiutare proposte di viaggio. Lo scopo è sempre sistema informativo Tuber, come prima, ma questa volta è l'app mobile del guidatore. Dentro una componente diversa del sistema informativo, livello user goal, l'intenzione a questo punto del guidatore. Allora, a che punto siamo qua nel processo? Questo caso d'uso qui, accettare o rifiutare una proposta di viaggio, ci eravamo detti che corrisponde a questa parte del processo, quello in cui un guidatore che se ne sta tranquillo riceve una proposta di viaggio e decide se accettarla o meno. Quindi l'intenzione del guidatore è quella di accettare la proposta di viaggio proveniente dal sistema, virgola. No, punto. Attore primario guidatore, gli interessi dello stakeholder ovviamente sono il guidatore svolgere il viaggio, è il duale dell'altro, no? Passeggero arrivare a destinazione. Tuber fa funzionare il sistema, ma questo, no, abbiamo detto, ci sarà dappertutto, possiamo sottintenderla. Precondizioni. Alcune precondizioni sarebbero più complesse. C'è di sicuro la precondizione che c'è sempre sul fatto che il guidatore è registrato, ha l'app, ha fatto il login e è riconosciuto dal sistema, va bene, non la scriviamo più. Ci sarebbe di sicuro un'altra precondizione del fatto che dov'è il processo? Il sistema ha selezionato questo guidatore e gli ha mandato una richiesta. Questo dice il processo. Qual è che questa parte deve essere svolta dal guidatore? Beh, quando il sistema l'ha selezionato. Quindi questa è una precondizione, altrimenti il guidatore
se non è stato selezionato il sistema, non può far nulla, non può dirlo prendo io quel viaggio. No, devi aspettare che ti arrivi la richiesta, se ti arriva. Quindi questa è un'altra precondizione che possiamo lasciare sottintesa. Se decidessimo di scriverla, sarebbe qualcosa del tipo: il guidatore è stato selezionato dal sistema per questo viaggio, che è ciò che dice il processo. Possiamo non scriverlo perché lo dice già il processo. Altre precondizioni, vabbè, c'è quello sul GPS, e poi c'è ancora un'altra sul guidatore, che deve essere disponibile. Che anche questa è già parzialmente implicita nel processo, perché se vado a rivedere il processo, qui c'è scritto trovo il successivo guidatore disponibile più vicino, quindi se non era disponibile non ne viene selezionato, però una parola in più in questo caso, no? Non basiamo tutto il sistema sul fatto che qualcuno abbia letto quella parolina là. Però in buona parte questo era già scritto nel processo. Magari faccio notare un dettaglio. Nello use case si chiamava accettare o rifiutare. L'intenzione ho messo solamente accettare, perché vedo sempre il caso positivo, il caso di successo. Poi rifiutare sarà un caso di fallimento. Vedo difficile che l'obiettivo di un guidatore sia rifiutare le richieste che gli arrivano. Perché se è in un momento in cui il suo obiettivo è quello di rifiutare le richieste, fa prima a rendersi non disponibile. Quindi se lui si rende disponibile vuol dire che è pronto ad accettare la richiesta. Quando gli arriva una richiesta, la sua intenzione è quella di accettarla. Poi magari vede che è troppo lontano, gli è scomodo, chissà che cosa, e allora rifiuta. Ma è un peccato, è un fallimento. Quindi la garanzia di successo è il raggiungimento dell'obiettivo. Quindi il guidatore accetta il servizio. O meglio, diciamo al contrario. Lo dico al contrario perché le garanzie sono le garanzie che il sistema dà all'utente. Quindi il sistema affida il servizio al guidatore. Cioè, non sono le promesse che l'utente fa al sistema, è le promesse che il sistema fa all'utente, quindi sempre meglio girare la cosa. Vuol dire la stessa cosa. È chiaro di chi ha il merito, in qualche modo. Garanzie minime non ne vedo particolari. Ecco, il motivo per cui volevo fare questo caso d'uso invece è il fatto che qua c'è un trigger. L'attivazione del caso d'uso in questo momento non arriva, non parte, non nasce dall'utente, dal guidatore, ma nasce dal sistema. Il sistema invia un segnale di notifica, un segnale. In particolare, probabilmente, visto che è un'applicazione mobile, sarà una notifica con una richiesta di servizio. Quindi questa notifica che arriva dal sistema obbliga l'utente a rispondere. Mentre nel caso di prima era la richiesta che arrivava dall'utente obbligava il sistema a rispondere, questa volta è contrario.
Ok, se è così lo scenario qual è? Vabbè, nel punto 1 ovviamente il sistema manda la notifica all'utente. La richiesta all'utente. All'utente troppo generico, al guidatore. Il guidatore apre l'applicazione. Il sistema mostra i dettagli della richiesta, il guidatore accetta il servizio. Io mi sono immaginato una notifica sul telefono, perché il telefono stavi facendo altro, era in modalità di blocco, stavi leggendo il giornale o altro, ti arriva una notifica, non è che ti apre di brutto l'applicazione davanti al naso, devi toccare la notifica che apre l'applicazione, tipicamente, se usiamo quel metodo. Allora, tocchi la notifica, ti viene avvideata con tutti i dettagli del servizio, con due bottoni sotto verde, accetta. E magari un orologino che dice hai 10 secondi ancora per accettare, se no dopo passa qualcosa. Molto semplice, molto, non è che può cambiare, non deve inserire dati o nulla. Ha un servizio, dice lo prendo o non lo prendo. Diverso sarebbe se fossimo su un taxi tra virgolette regolare, dove hanno un oggettino a bordo che gli mostra già direttamente l'indirizzo. Allora si salta questo passaggio in cui devo aprire l'applicazione, perché è già sempre, è sempre aperta dentro quell'oggetto dedicato. Però visto che qua è un modello in cui il guidatore non lo fa di mestiere, quindi non ha la macchina attrezzata e così via, c'è un livello, un passaggino in più. Può esserci un passaggino in più. Eccezioni. Vabbè, l'eccezione più ovvia è il 4A, cioè il guidatore rifiuta. Fine con fallimento. Non ho raggiunto l'obiettivo. Altre alternative sono probabilmente il caso in cui il guidatore non risponde in tempo. Il sistema non può rimanere in attesa di un guidatore per 10 minuti perché lui è andato a mangiarsi la pizza e si è dimenticato di mettersi non disponibile. Allora, questo può succedere, cioè una non azione da parte del guidatore può venire come alternativa al punto 2, cioè il guidatore non clicca sulla notifica entro x minuti o secondi e allora il sistema fa lui qualcos'altro. Oppure clicca sulla notifica ma poi non accetta, punto 4, né rifiuta, punto 4A, il viaggio che ha davanti a sé. Quindi sono in due momenti, deve dare due risposte, deve fare due azioni, ciascuna di queste due potrebbe non arrivare in tempo, potrebbe superare il tempo massimo. Allora in questo caso abbiamo quindi un 2A, in cui
il sistema annulla la richiesta dopo un certo tempo in cui l'utente non ha aperto l'applicazione. Fine con fallimento. E la stessa cosa, il 4B, il sistema annulla la richiesta dopo un certo tempo in cui il guidatore non ha accettato né rifiutato il servizio. Anche qua fine con fallimento. Il 2A e il 4B sono un po' strani, perché al punto 2 toccherebbe al guidatore fare qualcosa. Quindi normalmente in un sistema normale, quando tocca al guidatore, il sistema informativo sta ad aspettare che l'utente faccia. Questo però è un caso in cui invece il tempo a disposizione è limitato, e quindi se tu non agisci, se l'utente a cui toccherebbe fare qualcosa, a cui toccherebbe dire ok, non lo fa, allora interviene il sistema. Ho scelto questi due casi duri da fare insieme a voi proprio perché sono quelli in cui si verificano delle stranezze di modellazione, che sono un po' di partirsi rispetto al modello standard che ho chiamato il ping pong utente sistema, utente sistema, utente sistema e basta. Volendo, a me vengono ancora in mente due estensioni che però sono positive, che non fanno fallire. Non so se avete in mente alcune notifiche che arrivano dove c'è il messaggino, ma sotto ci sono dei bottoni su cui puoi fare delle cose, puoi agire direttamente nella notifica. No, ad esempio Gmail le manda così, cioè già direttamente la notifica puoi fare archivia, non puoi fare cancella neanche, rispondi di male, però altre azioni le puoi fare, no? Oltre a cliccare sulla notifica che apre il messaggio, puoi già lì direttamente nella notifica agire senza aprire l'applicazione. È chiaro che lì hai solamente informazioni minimali, però se volessimo potremmo far sì che la nostra applicazione mobile abbia quella funzionalità, in cui il guidatore possa rispondere già direttamente alla notifica di sì o di no, perché magari le informazioni che ha letto, tipo l'indirizzo, lui sa già dov'è e gli va bene e risparmia un passo. Allora, queste cosa sono? Sono alternative al punto 2, di nuovo. Quindi il punto 2, in questo caso B, il guidatore accetta il servizio direttamente interagendo con la notifica o interagendo notifica, fine con successo. È ovvio che c'è anche il 2C, in cui il guidatore rifiuta il servizio direttamente interagendo con notifica, allora questa è una fine con fallimento. Quindi è una modalità di risposta rapida. Nella notifica non ci sono mai tutte le informazioni, perché come minimo per avere, se vogliamo, nel punto 3 i dettagli della richiesta c'è
la posizione attuale dell'utente, la posizione di destinazione, il costo stimato, magari gli farà anche vedere i chilometri stimati, il tempo stimato, in modo che lui possa decidere. Un tot di dati che non riuscirà mai a far stare in ordine. Questo lo possiamo decidere, è una funzionalità in più che viene data, non è il caso normale, ma è un'eccezione positiva anziché negativa, può anche succedere. Non è detto che tutti i percorsi diversi da quello base debbano essere necessariamente negativi. Adesso vi lascio, un po' di intervallo, quarto d'ora.